Il weekend del calcio porta in dote in Lega Pro il clamoroso esonero di Sannino dopo il 3-0 maturato all'Arena Garibaldi con il Pisa. La società azzurra ha deciso di tornare all'antico richiamato William Viali, che dunque sarà sulla panchina del Novara domenica prossima nel turno playoff che vedrà il Novara opposto al Siena. Chiude invece con una sconfitta il Gozzano, battuto a domicilio nettamente nella ripresa 3-1 dall'Arzachena. In Serie D nulla da fare per lo Stresa, che cade anche a Casale nell'ultima giornata, 2-1 il punteggio a favore dei nerostellati. In promozione domenica di Verdetti in coda, e per quanto riguarda la lotta playoff, playoff che non ci saranno grazie alla vittoria della Fulgor Valdengo, dunque era inutile il risultato di Piedimulera Vogogna. Peraltro per i padroni di casa, vittoria ospite per 2-1, e dunque il Vogogna festeggia una meritatissima salvezza nel campionato di promozione. La sfida tra deluse del sabato sera tra Juvedomo ed Omegna, le due grandi delusioni del campionato, si era invece conclusa con la vittoria ospite per 3-2 con l'ossolano Domese Doc Lipari, grande protagonista, autore di una tripletta per il Granata. Non sono bastati i due gol del capocannoniere del torneo Bini. Fa festa anche la Briga, che non giocherà i playoff ma chiude il campionato con uno straordinario quarto posto. I ragazzi di Ramazzotti nell'ultimo impegno non hanno fatto sconti al Dormelletto, battuto 3-1 il Dormelletto dovrà cercare dunque la salvezza attraverso i playout. Playout che non giocherà in prima categoria la San Martinese, vittoriosa 2-1 contro il Feriolo, che non aveva nulla da chiedere al suo campionato, dunque i novaresi sono aritmeticamente salvi. Per quanto riguarda il volley, continua la finale scudetto nell'insegna della Conegliano. Infatti la squadra veneta ha superato anche in gara 2 3-0 Novara e a questo punto ha ben 3 match ball per cucirsi sul petto lo scudetto.